sarà diviso in due questa sera, nel senso che faremo una piccola pausa a metà dello spettacolo, dopodiché, con il fedele sottoposto, accende le candele, molto bene, e un attimino due parole su questa compagnia che si è formata dopo gli anni del liceo passati a recitare e scrivere anche opere assieme, sotto la supervisione del professor Miniglio, che stasera aveva un altro impegno e non è riuscito a esserci. E quindi lo ricordiamo ovviamente con molto affetto. E così per dire che negli anni dopo il liceo abbiamo cominciato proprio da quest'opera, questa è stata la prima opera che abbiamo fatto da soli un po', di cui abbiamo scritto il testo, abbiamo cominciato le nostre prove trovandoci addirittura nelle case delle nostre case recitando, provando mentre mangiavamo all'orario di cena. Era stata un po' un'avventura, quindi per noi essere arrivati addirittura in questa location è un po' una cosa che non ci aspettavamo. Siamo un po' emozionati, noi siamo comunque dei dilettanti alla fine, non facciamo scuole di teatro o cose simili, molto, molto semplice, e ci divertiamo, come notate. La goliardia è un po' la nostra cifra più importante per capirci e seguirci. Quindi bene, adesso io vi lascio allo spettacolo, sarà la pausa e poi ovviamente dopo lo spettacolo i saluti finali e per chi si vuole fermare anche un piccolo buffet. Bene, buona serata, buona visione, spero che in ogni modo vi divertiate. Scrivo a voi con fiducia ed affetto. Siete stato un valido confratello e sento di poter consegnare a voi i torbidi segreti di queste ore oscure. Forse le mie ultime ore oscure. Come sapete, tutte le mie ore sono oscure. Ho sempre servito fedelmente la congrega, ma non nascondo che talvolta usai i suoi scopi per servire anche il mio interesse. Non vi celo dunque la faccenda che ruota attorno all'ingresso della confratella dell'ultimo dei nostri confratelli, Madame Ginevra von Morgensburg, eminente membro della massoneria asburgica. In cambio della sua investitura, ella non rifiutò di svestirsi e concedermi il fiore della sua femminilità. Tuttavia, una volta ottenuto ciò che voleva, adesso intende anche uscirne pulita, immacolata, vergine. Capirete che la mia testimonianza sull'argomento sarebbe troppo lampante perché io possa ancora sperare di sedermi tra voi e lasciare la certezza che, fosse anche solo per un malinteso o una malevolenza, io non apra la bocca e dica una parola di troppo. Se questa lettera vi è giunta è perché io sono già cibo per i vermi e quella mala femmina si sta preparando a uccidere chiunque possa ancora accusare il suo onore, nonché la legittimità del suo portafoglio. Se lei vive, voi a breve non vivrete più e lo sapete bene. Così sarà anche per gli altri confratelli. Perciò agite con rapidità, non fidatevi di nessuno e non fatevi impietosire dalle sue maniere delicate. Il destino della congrega è nelle vostre mani, caro Esplacor. Firmato Messer Agravine Boisenbold Smith.
lo sterco del Leviatano, tramonta sorgere delle Indie orientali. La madre de Mosè, ignara dei disegni divini, raccoglieva i cetrioli nel giardino del faraone. Templari fuggirono dalla Terra Santa, portando con sé a radici di cenotafio. Ragazzi, guardate! Oh, mamma, che come è vinto! Oh, l'intruso! Molto strano, a dire il vero. Ma quale intruso? Tu metti via quella porcheria e di la tua parola d'ordine. Sì. Bevi l'acqua che spense il fuoco, che bruciò l'aria, che si fece etere. È l'alchimista, l'alchimista. Ci siamo tutti? Vediamoci. Procediamo. Con l'identificazione. Noi siamo la Congrega. Compito della Congrega è la salvaguardia dell'equilibrio mondiale, la ricchezza delle corone e delle repubbliche, il prestigio delle banche, consultare per il bene superiore, questa è la Congrega. I gesuiti sono con la Congrega. Tutte le nostre serpi nere, tutte le malelingue di Francia e tutti i ladri dell'Urbo sono con la Congrega. Noi siamo la Congrega, compito della Congrega è la salvaguardia dell'equilibrio mondiale, la ricchezza delle colonie delle repubbliche, il prestigio delle banche, il contratto per il bene superiore, questa è la Congrega. La Cabala è la Congrega. Tutti i nostri calcoli, tutti gli avvelenatori dei pozzi spagnoli, tutti i banchieri del tesoro di Madrid e tutti i decidi sono con la Congrega. Noi siamo la Congrega, compito della Congrega è la salvaguardia dell'equilibrio mondiale, la ricchezza delle corone delle repubbliche. Quando vado a passo per i boschi mi piace delle repubbliche, dei tesori. Potresti impegnarti un poco di più, però capisco che non la reciti tutti i giorni e passi l'oppio di cui abusi, lo sappiamo tutti. E passi che sei un cretino olandese e protestante per di più. Ma almeno alla terza volta potresti anche aver capito come recita la solfa. A me la solfa first fa letteralmente schifo. Effettivamente non c'è nemmeno una rima. È proprio un caso di cattivi dosaggi, ve lo dice uno che se ne intende. E poi ripetere tutte quelle volte la parola congrega. Congrega, 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 congrega. Bene, basta, abbiamo visto. Provvederemo a cambiare la formula per il prossimo incontro, ma procediamo dannazione. La massoneria è con la congrega. Tutte le geometrie arcane, i servi del tempio antico, gli architetti di Praga, i crauti della sezione aurea, sono con la congrega. Noi siamo, noi siamo, ma noi siamo e su questo non ci piove, perché siamo. E il nostro compito è venire qui a parlare con Candele, con Grega. Siamo la fottuta congrega, ok? Lo sappiamo chi siamo. Perché dobbiamo ripetercelo ogni volta? Beh, già, è vero, perché? Tu fai silenzio e tu di la tua frase. Sì. Tutti gli alchimisti sono con la congrega. Ma come? E gli alampichi, le pietre filosofali, i tulipiani di Franda, l'eterna giovinezza, le tonache bianche, le vesti rosse, i mantelli neri. Non c'erano i mantelli neri. No. O forse sì. Non lo so se ci fossero mantelli neri. In compenso,
cara Ginevra, se sei interessata, ho qui un unguento per porre rimedio a quelle tue brutte rughe. Ma quali rughe? Basta! Cioè, scusate. Non perdiamo altro tempo. Ok. Vaius! Mastro! Mastro Vaius! Noi siamo la Congrega, compito della Congrega la salvaguardia dell'equilibrio mondiale, la ricchezza delle colonie e delle repubbliche, il prestigio delle banche. Complottate per il bene superiore, questa è la Congrega. Amen. Buonasera, vossignorie. Il nostro padrone vi porta i suoi omaggi. Casa Galvani è lieta di ospitare degli nuovi uomini del vostro rango. Questa dov'è che la metto? Mettila per terra e ci facciamo un bel picnic, eh? Cosa? Un picnic. Ecco. Una colazione sull'erba, dai! Ah, sì, sì, mi piacciono quelle cose, mi piacciono. Non c'è erba lì. C'è qui! Sono pieno! Mi auguro che il vostro padrone sia in salute e che possa passare prima della fine della giornata. Ah, sì, avremo anche l'onore di conoscerlo, magari, eh. Ma certo, il nostro padrone sarà qui dopo la cena. Cena che gentilmente vi offre. Spero credete tutti il polpettone di maiale. Polpettone di maiale? Veramente io? A maiale donato non si guarda in bocca, eh. Non vorrete mica offendere il signor Galvani. D'altronde, caro Esclavo, monsieur Galvani è persona fidatissima, un vero nobiluomo, che tanto si sta prodigando per la causa della Congrega. Ma non è problema di offendere o non offendere. Io sono sicuro che il maiale del signor Galvani è muy bueno, ma vedete, soffro religione. Ma la noi smettere una buona volta di fare l'ebreo? Ma io sono ebreo! Per gli ebrei la carne di maiale è sempre pura! Certo, immagino che tu abbia delle valide argomentazioni da sottoporre al nostro signor Galvani per dimostrargli che il suo maiale è impuro. Ah, finitela! Maiale per tutti. Questo è il menù di casa Galvani e qualora qualcuno non lo volesse possa dare a moi la sua porzione. Occhio però, che il maiale fa ingrossare. Va bene, maiale per tutti, maiale per tutti. Tornando alle nostre faccende. Già, qualcuno vuole un bel unguento per le mani? Forse il nostro alchimista voleva parlare dell'ordine del giorno. No. O forse qualcuno era davvero interessato agli unguenti per le mani? No, è meglio passare all'ordine del giorno, l'ordine del Dio. Certo che la cabala ti sta rendendo davvero pedante, esclavo. Tuttavia, se preferite parlare di morti, anziché di eterna giovinezza, e sia. Ebbene, signore, in qualità di capo della Congrega, è mio dovere comunicarvi stasera, nonostante già tutti sicuramente lo sapete, che il nostro caro quinto confratello, Monsieur Agavain Poisonball Smith, è morto. Assassinato. Vaius, potreste essere un po' meno diretto? Mastro Vaius, mastro! Quante volte dovrò ripetervelo? E comunque, Madonna Ginevra, sapete bene quanto detesti i giri di parole. La vera domanda è se il nostro confratello Agravine Poisonball Smith, così tanto che si riferiva a noi delle gesta dal suolo britannico e forniva la Congrega dall'appoggio dei negromanti di Salem, si aggrava in Poisonball Smith essere realmente muerto. Assassinato? Sì, matato. Assassinato? Matato. Assassinato? Dunque, chi sta dietro la sua muerte? Cosa sappiamo della sua favorita? Il suo corpo è stato trovato senza vita, nelle acque della baia. Ah, vecchio metodo, con un sasso legato al piede. No, bruciato. Ah, muy insolito. No, affatto insolito, Eclavor. Si tratta senza dubbio di fuoco greco. Fuoco che?
fuoco greco. Noi lo abbiamo capito. Vai. Parlo di quell'antichissima sostanza di origine bizantina che sei incendiata e gettata in acqua, non la smette mai di bruciare. Ah! Ah! Fuoco! 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 Loco. Casa mia, hanno bruciato i miei bambini! Fuoco! Prima le donne e i bambini! Prima le donne e i bambini! Cosa c'è? Cosa c'è? Uno adesso non ne può sapere niente della propria disciplina. È proprio perché si tratta della vostra di disciplina, ma roba giusta, che mi permetto di sospettare di voi, o almeno di uno dei vostri seguaci. Intendete dire, Bruce, che io abbia dei seguaci? Che carino da parte di voi. Non mi sembra un poco affrettata come conclusione. Veramente, Madame Ginevra? Intendere che il colpevole sia uno di noi, o che abbia avuto il nostro aiuto, non è affatto affrettato. Anzi, più affrettato sarà, meno potrà essere affrettato un ulteriore omicidio se quello di Poisonball non è stato che una mera minaccia alla nostra organizzazione. Ma perché proprio un membro interno, verso? Ma perché estero? Nessuno tra noi sapeva della presenza di Poisonball ad Edimburgo. E il colpevole ovviamente doveva sapere che si trovava là. Quindi ne consegue che il colpevole o ha avuto il nostro aiuto o è uno di noi. Quanto amarti confondersi con la vostra logica obsoleta. Ma veramente, Madame Grievre, il ragionamento dei padre Terz mi pare che sia... Oh. Adesso pensi pure di saper ragionare, ebreo. E comunque mi pare che non ci siano delegazioni asburgiche a Edimburgo. Confermo, non c'era nessuna delegazione asburgica a Edimburgo. Sia veramente scemo. Sia persa ha riferito che ieri era una delegazione asburgica a Edimburgo, allora ieri una delegazione. Ma certo, fidiamoci delle voci di corridoio adesso. Il nostro lavoro si basa sulle voci di corridoio. E allora fidiamoci delle voci di corridoio sullo sburro degli Asburgo e Burgo. Va bene così. Ma come è morto piuttosto? Perché? Per signori, la cena è servita. Oh, prego. Oh. E quel pezzone di maiale non l'avete portato? Certo che a lei non va bene proprio niente però, eh? No. Smettila di metterci in imbarazzo. Potreste smettere di farlo anche voi, ma poi. Oh, adesso non siete più solo il nostro capo, forse. Siete anche il nostro badante. Invece di badare al badante perso, badiamo la sorte del nostro confratello Poisonbot. Un triste omicidio. Quindi c'è di mezzo un morto. Ah, abbiamo un morto per cena. I morti non c'erano, Dio! Tornando a noi, come vi avete anticipato, Poisonball si stava occupando di alcuni importanti affari, di quella delegazione asburgica che c'era a Edimburgo. Quindi, non lo so, abbiamo sbagliato un salto di scena. Ma insomma, perché qualcuno avrebbe dovuto voler uccidere il povero Poggio? Già, un movente. Ma con che movente avremo a che fare a prescindere dai suoi spettacoli? Intrigo pianistico. Questo mi pare fuori di dubbio. Mire economiche. Già più sensato. Oh mio Dio! Vittima del caso! Oppure, tipo un mignolino? Cosa, un mignolino? Tu sei pazzo, ripeto! Signori, il mignolino deliberato. Potrebbe essere stata una semplice vittima del caso! Oppure, delitto passionale.
Ma poi che cazzo sei? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei? Momento. Padre Hersh, ma non vi eravate contesi per caso la stessa donna con Poisonbolt del passato? Veramente questi sono affari privati, non ho sicuramente niente a che fare. Non ti piace ricordare le sconfitte amorose, vero Pete? Ad ogni modo, ora abbiamo un effetto. Signori, sarebbe arrivato il polpettone di maiale. Lasciamo a voi l'onore del primo assaggio. Veramente credo che la conversazione si stia facendo molto interessante e credo che... Un polpettone per l'ebreo pignone. Ah, su, voi... fate come prima. Dai, passate a me, salve. Ma in convento non vi insegnano le buone maniere? Sembrava che questo polpettone non lo volesse nessuno? Beh, io sì, su, dividi. Dividi. Questi, che siccome non vedono una donna in vita loro, credono che non le si debba un po' di rispetto. Questi preti commoventi amorosi. Su, prendete e mangiatevi tutti. Sì, Corpus Christi. Ma lasciamo perdere queste assurdità dei momenti passionali. E calmatevi, Pers. Se la passione è assurda come movente, non è detto che lo è come strumento. Vero? Ma che intendete dire con questo? Quel che intendo, Madame Guiner, è che l'amore... ma si rapporta con l'innocenzia. Bravo, sembra che la sappiate lunga voi. Prego. Certo, padre Perse, che converrete con me, che è caratteristica del fiore femminile lasciarsi cogliere, pur di cogliere un'opportunità. Queste insinuazioni sono inammissibili. Aspetta. Brutta e prego! Non lo puoi accusare di aver ucciso Poisonbolt solo perché è una donna! Oh, avanti, proprio vuoi farla a te male di pregiudizi. Ma cosa significa? Lui è ebreo, non è un pregiudizio, è un dato di fatto. Rubano il nostro oro, avvelenano i nostri pozzi, malocchio, peste, e dopo tutto sarebbe stato lui. Madame Ginevra, dopo tutto, da quanto tempo fate parte della nostra congrega? Gesù Cristo! Per fare da molte lune, da molte meno lune di noi, farete ricordare. Permettete dunque che sia lecito domandarsi quale marea vi abbia sospinto a chi fino a questa tavola? Tutto ciò è assurdo! Assurdo? Forse. Non mi pare siate molto diverso dal nostro Gesù. Già, è vero, dimenticavo, voi volete prove. Peccato, se solo qualcuno a chi ne possedesse almeno una. Prove? Di che prove vai cianciando, Giulio? Ma certo, se adesso le parli è perché ne avrà bizzette con te. Se le avessi, credi che mi sarei potuto sedere a chi a questa tavola? Ma certo. Ma che servono le prove, perché indugiamo? Giusto, forse. Perché indugiare? Dopotutto, al momento, la persona con il movente più convincente siete voi. Prove o non prove, signori? Il giudeo rimane la persona meno affidabile di tutti noi. Il fatto che uno di loro parti delle prove, questo non significa che siano sbaglio, anzi. Mastro Bagnus, mi ricordo che poco secco. Ve lo dico io, qui un rabbino ci vuole tutti morti per intascarsi il tesoro della contea. Sai che le dico io, invece piromane a 4 soldi, che te lo picco su per il tartano, il tesoro della contea. Nestabo, siete la peggiore carogna che io abbia mai conosciuto. Ah, adesso accusate il vostro accusatore, madama Ghiera. Allora non c'è più dubbio, è stata la puttana. Non si tratta così una donna. Puttana? Puttana la chiami, forse è la stessa che vi contendeste con Poisonbolt. Ah, oh, la vostra petrarchia è insopportabile! Mastro Bagnus! Come la vostra religione.
la madraca, figa di Biagio! Non si tratta così, una signora brucia eretici d'un simoniaco! Ma prego, faccia vedere io lo stai punte! Mostrate così tanta sabita! Pronti? Lei gentilissimi ospiti. Ah, buonasera. Signor Galvani. Buonasera. Ma che bella sedia. È leggerissima e ha un sapore buonissimo. Per non parlare del polpettone di maiale. Mamma mia. Se mi fai complimenti ne pareva. Molto chic, vorrei dire. Chic. Se volete accomodarvi, ho qui i vostri caffè. Si prego, si sedia, giudeo. Sono un po' curiosa di sentire se questa bevanda della rabbia è buona, come dicono. Beh, perché non dovrebbe? È un eccitante, dopo tutto. Ah, dovremmo dunque aspettarci qualcosa di eccitante. Ma certo, la notte non è mica fatta per dormire, cazzo di ebreo. Sappiate che l'ho fatta importare direttamente dai porti berri, che tanto si intendono con la nostra prodiga isola di Sicilia. Questo amaro elisir è stato macinato dalle più avvenenti vergini africane, affinché i preziosi chicchi dell'esotica pianta attraversassero le perigliose acque del Mediterraneo. Tutto ciò perché voi possiate gustarlo ora, miei gentilissimi ospiti. Perdonatemi, messer Galvani, ma a me le vergini africane cosa hanno macinato? Stupido ebreo, non la vedi che la tua bevanda è tè? Foglie strappate da pezzetti schiavi pezzati, scurisciati a sangue nel lontano est, nelle vecchie Indie orientali. Assolutamente. Grazie. Vedete, Slavori, il nostro alchimista qui dice il vero. Nel dubbio, ho preferito servirvi qualcosa di alternativo. Qui da me somministrarvi di bande impure. Ma peccato, perché da come lo descrivevate quel caffè sembrava buono da morire. Vuol dire? Alla salute, allora. All'anima del tuo fratello Poggenbold. A Poggenbold faccia l'anima sua. Mi ha avvelenato. Sempre il solito. Pazzesco! Allora, prego. L'ho visto, non ti è bastato, Gesù Cristo, ora volete uccidere anche me, il nuovo Messia.
questi pezzenti erano proprio gente senza anima. Che cosa intendi dire? Beh, ho sentito dire che in realtà l'anima è una cosa corporea. E in quanto corporea dovrebbe pesare, se non sbaglio, 32 kg. Sì, 32 kg. Dai, quindi lavora. Non importa. Pesano troppo per aver perso 32 kg. Ti ho detto, dai, vedi quello a cui piacevano le cene con i morti? Che ti lamenti, ora ne hai quattro morti, guardali. Appunto, quattro ce ne sono. Prima ce n'era soltanto uno. E tra l'altro, vorrei farti notare che era pure assente. Dai, tu, vai. Prendi un pochettino. No, aspetta. Ho un'illuminazione. Ho capito tutto. Erano già tutti morti prima della cena. Stavano facendo finta. Era un lecchio. Sono finta di fare cosa? I vivi. Forse è tutto perché i padroni li ha avvelenati. Dopo la cena. Quando hanno finito di mangiare col caffè. Dopo la cena. Loro erano vivi, veramente. Li ha avvelenati. Sono morti. Semplice. Lineare. Beh sì, in effetti ha senso. Proprio vabbè, allora spiegami questa cosa. Perché il padrone li ha avvelenati? Non è signorile avvelenare proprio. Il padrone, sai che il padrone... Cioè, scusa, io quando invito ospiti a cena mica gli metto le cosine nel piatto. Ma non lo so perché, eh? Va bene, non lo so. Bravo. Non sai perché io sono qua a prendere ordini da te e tu non sai perché delle cose? Bravo. Proprio un bel esempio. Non lo so. Per ora. Sì. Ma presto potremo scoprirlo. Assieme. Vieni qua. Ti devo svelare i piccoli segreti di questa casa. Bene. Ora tu mi dovrai dare una mano. Perciò andrai in cucina. La cucina, te la ricordi la cucina? La cucina. In cucina ci c'è la grande parete con le mattonelle, sai, quella fatta tutta di mattoni, beh. C'è una mattonella più rossa di tutte le altre, che se schiacciata aprirà una piccola cassetta sotto proprio il forno, e dentro la cassetta tu troverai una levetta che, se spinta, aprirà una botola sotto i tuoi piedi. Ma tu non dovrai entrare nella botola, ma dovrai tirare la leva. E una volta tirata la leva, andare subito in lavanderia. Ti ricordi la lavanderia? Lì c'è la cucina, la lavanderia sarà di là. Esatto. Vicino alla grande tinozza. Sì. Bene, tu allora ti sposti dalla cucina alla lavanderia. Stai lontano dalla tinozza. Prego. E lì si è aperto un piccolo vano segreto lì vicino. Dentro il vano c'è il libro. Prendi il libro, chiudi il vano e torni da me. Perfetto. Tutto chiaro? Quindi... Ecco, perché io... Quindi, allora, io vado in cucina. In cucina, parete di mattoni, mattone più rosso, lo spingo, cassettino, leva. Io la tiro, perché nella botola non ci devo andare, no? Non ci piace la botola. Lavanderia, tinozza, cassettino segreto. Libro, cassettino segreto, chiudo. Molto bene. E torno qua. Vai, vado. Torna vincitore. Anima che qua. Che cosa fa la tua, che mi danno. Che serata. Speriamo almeno che si sia ricordato con quella leva lì di tirarla, perché sennò poi è un disastro. E devo andare a fare tutto io da solo, come sempre. Non impedito. E questo? E questo il libro? Ah, oh, questo c'era, non è che posso aver sbagliato. Sì, è lui. Bene. Tu sai che libro è questo? Beh, questo non è altro che l'antico formulario di Abdul al-Zrek, meglio noto come l'arabo pazzo. Ecco. Grazie a questo libro noi potremo evocare le anime dei morti. Eh no, non funziona. Se ti ho detto che questi non hanno perso 32 kg.
Vuol dire che l'anima non ce l'hanno. Ebbene, sarà molto semplice. Una di queste antiche formule ci farà rivedere le ultime ore di vita di queste persone. Sono sempre le ultime ore, quelle più importanti, e noi, grazie a uno di questi arcani sortilegi, riusciremo a rivederli con i nostri occhi e capire che cosa è successo. Svelare il mistero. Quindi, su, presto, Vanni, riprendimi le candele. Accendiamo un po' di candele qua, bene, facciamo un bel pentacolo. Funziona, Abdul dice di fare un pentacolo quasi. Un pentacolo. E noi poi dovremo ripetere la formula sul corpo del pentacolo. E poi fare l'occhio. Ti sei con queste cinque bellissime candele? Sì. Ecco, bene. Ma perché tu mi servi? Mi fa capire perché mi ha messo te. Ti teleporta le candele. Fatto. E queste c'erano, ripeti con me e cominciamo da lì, Pronto? Pronto. Luci. E smassarati. Samushi. Lipshuru. Rubesha lemnote. Shalipnuti! Ese! Zanimma! Ilani Rabuti! Buti! Shiva! Yadabati! Esmassarati! Samushi! Lipshu! Esha! Lemnuti! Perdonate la mia scortesia, ma messer Galvani, ma è su una questione di vita o di morte? Spiegati. Siete, mi pare di ricordare che voi siete amico con il nostro caro confratello Arava e poi Smith. Sì, siamo in ottimi rapporti. Mi rammarica comunicarvi che è stato matato. Matato? Sì, è matato. Assassinato, sì. Beh, sospettavo, dire il vero, che gli fosse successo qualcosa. Ma ciò non spiega il vostro anticipo. Signor Galvani, voi siete un vero nobiluomo, persona fidatissima che tanto si sta prodigando per la causa della nostra contrega. A chi, se non a voi, potrei confidare uno scomodo segreto. Vi ascolto. Vedete, io ho ricevuto una lettera scritta dal pugno del Poisonbolt in persona prima di morire. E l'avete con voi? Sì, io, cioè, volevo, come posso dire? Non abbiate paura, dite! Si poteva custodirla per me fino dopo la cena di stasera. Certamente. Ma come mai tanto mistero? È che, che avremo me perdoni, che avremo me perdoni, non dovrei dirvelo, non vorrei mettermi in pericolo. Ma che in quella lettera Master Poisonbolt ha scritto il nome del suo assassino.
Sapete che, se quanto dite è vero, siete anzitutto voi ad essere in pericolo. Ah, e se lo so, se sono in pericolo! E Samosè, se non me la sto facendo addosso dalla paura in questo momento. A maggior ragione, perché il colpevole è su un membro della congrega. Un membro? Un membro? Un membro. Un membro? Ma sì, ma come... A questo punto leggete pure la lettera, tanto vale che sappiate anche voi tutta la storia. Ora, ora capite perché mi sono rivolto a voi. Non ho ben colto, a dire il vero, il passaggio riguardante il portafoglio. Dovrei dirvene anche questo. Ma dopo tutto siete persona fidatissima. Sapete, ciascun confratello da che entra a far parte della congrega, e in quanto membro della congrega, ha diritto ad una parte del tesoro della congrega. Ah! Furba la damigella! Sì, e se mi aiuterete potreste prendere voi il posto di quella donna, signor Galvani. Ed il suo patrimonio, se ho ben inteso. Io il suo patrimonio, esattamente. Vedete, io non sono un uomo delittuoso, ma so che per voi veneziani certi metodi sono, come dire, più congeniali. Non abbiate paura, esclamò. Mi prenderò cura io della vostra donzella. Grazie. Ora, se volete accomodarvi nelle stanze degli ospiti. Buenas dias. Buenas dias. Ebrei. Affinché vi ospitassi verso le 9. O sbaglio? Non sbagliate affatto, signor Magliusto. Ma, perché c'è un ma, io sono qui, sì, dai, per salvare la congrega. Addirittura? Ebbene sì.
mio fedele signor Galvani, la congrega è sotto la terribile minaccia della stirpe di Giuda! La stirpe di Giuda? Ma certo! Non vi siete forse accorti che uno dei nostri membri è un ebreo convertito, esperto della loro magia nera, e che uno dei nostri membri è morto? Poi se muore ebreo? Anche poi se muore ebreo! No, poi se muore morto! Ah, ma lo sapete anche voi! Che cosa, ragazza? Che poi se muore morto! A dire il vero lo sospettavo. Ed eravate amici, se non sbaglio. Amicissimi. Senza entrare nell'intimità del vostro rapporto, ve la sentireste di vendicarlo? Vendicarlo, dite? Ma certo, come vi dicevo, c'è un ebreo nella congrega. E quindi? È naturale che l'ha ucciso lui, Galvani. Capisco, ma giusto. È ovvio dopo tutto, no? E per quale motivo, se posso chiedere? Ma che ne so io, sarà per il tesoro della congrega. Quegli ebrei vogliono sempre il nostro oro, non ci sono palle. Sapete, ogni membro della congrega ha diritto a una porzione del patrimonio totale. Quando uno muore, però, come è accaduto a buon Pogemon, ebbene, la porzione del tesoro rimasta viene suddivisa egualmente tra tutti gli altri membri. Beh, ma questo farebbe guadagnare al vostro ebreo quanto? Un quarto di un quinto di tutto il patrimonio. È per questo che ci vuole uccidere tutti, Sebastiano! Non ve ne sei accorto, beh, io me ne sono accorto, perché io sono sempre un passo davanti a loro. Non può farmela così un giudeo, io le piuto. Questo è raffinato. Capisco, va giusto. Ma ancora una cosa non mi è chiara. Sì? Che cosa volete da me? Dunque! Signor Galvani. Va giusto. Signor Galvani. Va giusto. Vi sentite abbastanza eroico dal voler contribuire al mio dovere morale, questo dovere morale che mi spinge a dover uccidere un confratello che ho giurato di proteggere. Oh. Beh, avrete un piano, voglio sperare. Ma certo, io ho sempre un piano, Sebastiano. La vedete questa boccetta? Questa? Sì, la vedo. Ecco, prendetela. Devo proprio? Prendetela. Quello che tenete tra le mani, signor Galvani, è un potentissimo veleno. Estratto dalle diaboliche piante del nuovo mondo. Quello che dovete fare voi, signor Galvani, e far cadere accidentalmente un paio di gocce del diabolico veleno che vi ho appena gentilmente ceduto nelle vivande del nostro esclavo. Quindi è messo esclavo l'obiettivo? L'assassino, dite pure l'assassino! L'assassino? E noi? Sì, l'assassino, è vero. E noi saremo gli eroi! Cosa ne dite, signor Germani? Si può fare? Ma giusto, lo farò. Ah! Ah! Grande! Grande Breo! Grande! Sembra quasi un circo.
Padre Parson, siete sempre stato un uomo di parola. Non è da voi arrivare in sì largo anticipo. Mancano ancora 4 ore all'appuntamento. Qui è vero, non è da me. Ma vedete, Monsieur Galvani, sono qui stasera. E annunciate che alla scena si verrà sotto il vostro tetto anche un assassino. Ho perito nel grande, chi è stato ucciso? Ma Monsieur Poisonball, il vostro amico. Lui che vi ha presentato alla congrega. Scusate, padre, ma è un colpo troppo forte. Decisamente inaspettato. Dovrei in realtà sospettarsi che gli fosse accaduto qualcosa. Beh, avete fatto bene a sospettare. Vedete? Posso? Prego, prego. Non è un caso, Monsieur Galvani. Se la scena di stasera si terrà qui, nella vostra magnifica villa veneziana. Ah no? No, a parte. Dovete capire che nella congrega nulla è lasciato al caso. Quando un membro muore, ha già predisposto ogni cosa per essere sostituito. Ognuno di noi compila le dovute scartoffie e dopo la sua morte si tiene una cena a casa dell'uomo che la persona in questione ha designato come suo successore. Che quindi sarei io? Via casa. Ecco, dicevo, la scena di stasera si terrà qui perché Monsieur Poisonball ha indicato voi come suo successore. Io? Un membro della congrega? Beh, c'è pur sempre una votazione di mezzo, quella che si terrà dopo la riunione. E anche un assassino, tra l'altro. Certo, padre. E avete dei sospetti su chi possa essere questo assassino? Ho buoni motivi per sospettare che quell'uomo sia il signor Bayouster. Mastro Bayouster, ci tiene all'etichetta? Vedo che quel cretino vi è già noto. Ahimè. Ebbene, saprete dunque che Mastro Bayouster è un alchimista. Sì, beh, così lascia intendere. Dovete anche sapere che Monsieur Poisonball è morto bruciato da del fuoco greco. Ah, è senza dubbio opera sua, dunque. O perlomeno di uno dei suoi seguaci. Sì, beh, non voglio certo dire che quell'idiota abbia dei seguaci. Onesto. Ma penso che sia un motivo sufficiente per sospettare di lui. E per far sì che non arrechi più danno all'unità della congrega. Che avete in mente, padre? Monsieur Galvani, voi siete persona fidatissima. Un vero nobiluomo. Che tanto, ma mi aiuti a dire tanto, si sta prodigando per la causa della congrega. Ma... C'è un ma? C'è un ma. Qualora voleste entrare a farne parte, dovrete dimostrare di esserne degni. Qualsiasi cosa? Qualsiasi. Qualsiasi. Anche uscire quel ciarlatano. Voi? Un uomo di chiesa che mi chiede di uccidere un altro uomo. È per la vostra anima che siete qui. Sì, proprio quello. Beh, non abbiate paura. Sono disposto a concedervi personalmente il perdono di Dio. Beh, non che io sia un grande voto, ma non si rifiuta mai il perdono di Dio, dico bene? Soprattutto se bollato da sua santità il Papa in persona, a quanto vedo. Un amico di Papa. Beh, sarete dei nostri dubbi. Per la congrega questo ed altro, frate. Devo avere giusto di là un buon veleno da somministrare al nostro caro Mastro Bayouster. Stasera, dopo la cena. Se volete seguirmi, vi mostro. Di là c'è una mattonella più rossa delle altre che se spinta. Thank you.
Ben svegliata, Madama Minerva. Spero che il sonnifero non vi sia stato somministrato in eccesso. Vogliate altrimenti perdonare i miei fedeli servitori, ma non hanno idea di come si tratti una nobildonna del vostro rango. Lo sapete voi di certo, vedo. Sembravate di tutt'altra opinione quando siete venuti alla messa stasera, prima dell'arrivo dei vostri confratelli. Com'è che avete detto? Oh già, siete persone affidatissime. Un vero uomo che tanto, tanto si sta praticando per la causa della congrega. Dove sono i miei confratelli? Che mi avete fatto? Credo che si stiano bevendo il loro ammazzacaffè all'inferno. Insieme al compianto confratello Poison, oserei dire. Voi li avete uccisi! Madama, credo sia meglio dire noi abbiamo ucciso. Dopotutto, poi se molte faccenda vostra. Vedete, quando siete venuta da me a dirmi che il nostro caro gesuita, il buon padre Purse, lo aveva assassinato per gelosia, non crederete che io, Sebastiano Galvani, ci sia cascato. Qui, guardaci, desiderava il mio corpo. Fin dal primo momento in cui mi vide, non sopportava che mi intrattenessi con suo confratello. E per questo lo ha ucciso, ve lo dico io! Certo, madama, certo. E quindi voi siete venuta da me e vi siete infilata nel mio talamo solo per darmi l'ebbrezza del rischio di essere ucciso da un prete invidioso. Ma non mi dite. Ma che cosa volevate? Più per scolarvi ad uccidere quel corbaccio. Più semplicemente per diventare vostro complice. Ma voi state insinuando che... Che cosa, madame? Ma perché li avete uccisi tutti? Me che me. Credo di avere una valida spiegazione a tutto ciò, madama. Partiamo da questa lettera. Qui, per mano del compianto confratello Poisonbolt, siete accusata di volerlo uccidere per nascondere i modi poco ortodossi con i quali siete entrata a far parte della congrega. Ma voi siete... Il buon Esclavor, che l'aveva ricevuta per primo, ha ben pensato che fossi un valido custode per il tremendo segreto che gli era stato affidato. E ahimè, madame, poi sembra non fare nessun accenno al buon padre Purse che, certo, desiderava il vostro corpo. E come biasimarlo, dopo tutto? Ma non al punto da mettere in pericolo l'incolumità di un confratello della congrega. Ma a quel punto sarei stata io la colpevole, non gli altri. Perché avete ucciso tutti, men che me? Credo che sia stato l'alchimista a darmi i suoi nervi per primo. Mi ha confuso lì. In compenso però è stato abbastanza eloquente su come gestite il patrimonio comune, voi della congrega. Nonché da lui ho ricevuto questa. Era una dose di veleno sufficiente ad uccidervi tutti. Lui voleva somministrarla soltanto ad Esclavor. Un vero spreco! Ma a quel punto, sareste stato anche voi, uno di noi, avreste avuto la vostra parte del patrimonio, senza dover far niente. Sì, vero. Me l'aveva detto il buon Percy. Senza muovere un dito. Ora avrei tra le mani una bella somma di denaro da muovere tra tutte le banche d'Europa. Ma muovendo un dito, madama, fosse stato anche per sbaglio. Ora posso sperare di avere tra le mani 5 volte tanto tale somma di denaro da muovere tra tutte le banche d'Europa. Ma come? Vedete,
se il nostro alchimista non ha mentito. Voi ora siete l'unica beneficiaria legale di quei beni. Ed io, come vedete, ho delle prove che possono incastrare. E quindi, madama, posso ricattarvi. E state pur certa che vi ricatterò. Cosa vuoi? Sposami! Tu sei pazzo! E se direte di sì, anche ricco! Certo, posso sempre chiamare i gendarmi, mostrare loro la lettera e dire che vi ho trovato addosso una boccetta di veleno. Ma una volta che mi avrete con voi, cosa farete? Ma come vi nasconderete? Sarò abbastanza ricco da non dovermi nascondere. Nonché potrò vantare l'aiuto di un buon amico. Qui, per mano del Papa in persona, mi è concesso il perdono da tutti i peccati e la grazia su tutto il suolo pontificio. Posso disporre di quel denaro come e quando voglio. Vorreste dunque gradire di condividere con me questo paradiso in terra, madama Ghinella? Vedo che non mi lasciate altra scelta, Sebastiano. Beh, se questo è un sì, or Susan, vi accorrete! È un matrimonio a cui brindare! Bene, questo non è altro che un ottimo spumante offertoci dal Granduca di Savoia in persona. Il miglior spumante dolce, madama, di tutti i vigneti italici. Voi non sposerete certo un qualsiasi cialtrone che si atteggia per i canali di Venezia. Certo. Sempre eleganti, voi due. Ora levatevi di torno e lasciatemi brindare con la mia futura sposa al lieto annunzio. Che dire, cara? A noi? Al tesoro della congrega. Beh, se la mettete così, a poison. Ed ora venite qui. Addio così, proprio a voi. A te, Sebastiano, il migliore degli amici. Non mi aspettavo che avresti compiuto un lavoro sì tanto repentino. E a te, Ghine. La più tenera delle amanti. Un sacrificio necessario. Ben arrivato, vostra tenebrosità. Possiamo fare qualcosa per voi? Sistemami il mantello. Il viaggio da Edimburgo è stato lungo, avrei un certo languorino, però sapete quanto detesti mangiare da solo. Quindi apparecchiate per 6 persone. Quanto a voi, anime dell'altro mondo, che avete da guardare? Vi chiederete perché l'oscuro e potente negromante Agra va in Poison Ball Smith, cioè io.
abbia ucciso 4 confratelli e un caro amico e distrutto la più potente organizzazione del pianeta. Qualcuno di voi penserà che io sia sadico, ma in realtà non sono affatto sadico, no. Sono soltanto io all'apice della mia ambizione. Perché vedete, il tesoro della congrega vale molto più del suo potere. La congrega deve pensare all'equilibrio mondiale, alla ricchezza delle corone delle repubbliche, al prestigio delle banche. Io no. Io posso pensare a rendere il mondo felice. Sapete, basta così poco. Perché si sa che in Italia non è come nei paesi oltremontani, dove o sì per freddezza di quelli, o sì per gran zelo delle povere anime, o per sordida avarizia di coloro che amministrano la giustizia, sono perseguitati quelli che vanno a cortigiani. A Napoli hanno la piazzetta, il fundaco del Cetrangolo, il borgo di Sant'Antonio presso Santa Maria del Carmine. In Roma, poiché erano disperse le care gentildonne, sua santità ordinò che tutte si riducessero in uno sotto pena della frusta e dedicò loro una contrada definita che la notte si ferma a chiave. Lo fece a ciò che le si distinguesse delle donne oneste e non andassero così a contaminare. Di Venezia poi non parlo, dove per magnanimità e liberalità dell'illustrissima Repubblica ivi le puttane sono esenti da ogni aggravio e son manco soggette a leggi come gli altri, quantunque ve ne siano. Perché si sa che le città più grandi e illustri sono più ne abbondano, tanto che basterebbe pochi anni pagando un poco di gabella per fare un altro tesoro in Venezia, forse più del primo. Certo, se il Senato volesse umiliarsi un poco a fare come gli altri, si farebbe non poco più ricco di quel che è. Ma poiché è detto in sudore vutuiti e non in sudore delle povere potte si astengono dal farlo. Ma non sarà sempre così, no. Non ora che io detengo il tesoro della congrega. Non ora che ho il potere di farne ciò che voglio. Ora basterà un non nulla per convincere ministri, assemblee, comitati e sovrani che le puttane sono un vero affare per le casse dello Stato. E per le mie. A loro la tassa e a me metà della parcella. E ciò si potrà fare che si sia a Napoli, Roma, Venezia, Vienna, Praga, Madrid, Parigi, Londra, non importa dove. Anche nel Nuovo Mondo, nelle vecchie Indie orientali, perché anche lì la gente si fa felice con l'amore. E l'amore è buono e pio, se ben amministrato. Quanto a loro, poveri disgraziati, si fossero parlati almeno una volta, non fossero stati così divisi e invidiosi tra loro, avrebbero scoperto che la mia morte era falsa, che la lettera di Esclabor era un trucco, che avevo scelto da tempo luogo, attori e collaboratori per questa serata. Avrebbero capito che dietro ogni loro gesto avevano agito la mia previdenza e la loro ovvietà. Perché sapete, basta guardarsi in faccia per capire che il nemico non sta di fronte, bensì alle spalle. Thank you.
tutti a parte. Fate colpa dei musici che abbiamo. I musici! Un come dopo il titolo di coda nei film. Volete rivedere l'ultima scena a Marzabella? Per l'offerta libera.